Allora, gioca. Allora, in realtà mi hanno fermato qui, sai perché? Perché mi avevano fermato senza patente, sti bastardi, e mi hanno sequestrato tutto. Allora, calma, chiamiamo qualcuno. Qual è il telefono? F1, eccolo qua. Allora, aspetta che chiamiamo qualcuno. Raga, ma mi sa che non ho la condivisione StreamYard. No, chiamo Max. Andiamo Nino. Niente Nino. Allora, datemi un attimo che chiudo tutto tranne, aspetta, GTA e OBS. Datemi un attimo. Ok. Non ci sta un cane. Ma ciao, non ho il numero. Devo andare a fermare qualcuno. Olio. Dica mamate. Esci dalla macchina, china da merda. Oh, esci, bastard! Salve. Chi è? Chi è? Sono Franco La Torre. Sì! Ecco qua! Ecco qua! E qui nasce la banda. Qui nasce la banda. Aspetta che metto via. Metto via il telefono. Aspetta che mi chiama Max. Questo può far Quella è parte la mia della moto, banda. eh? Aspetta che chiama Max. Aspetta. Immo, Max? pronto? Ciao, mi hai chiamato? Sì, dove sei? Che stiamo formando una nuova Nuova banda con banda con François. François, Come cazzo ti chiami tu? Franco La Torre. Franco La Torre. Franco La Torre. Una nuova banda, ma che roba? Wow. Sì. Ascolta, io sono in giro per la città. Dove sei che ti raggiungiamo? Siamo in Siamo in moto. moto. E no, sono in macchina. Ci vediamo all'ospedale. Ok? Andiamo Andiamo all'ospedale. all'ospedale. Ok? Oh! Aiuto! A dopo. Ciao, ciao. Let's go! Who got me?
Sistemato per le feste. Attin, va. Va, fangulo, va. Aspetta, aspetta che vengo sopra. Andiamo all'ospedale. Voglio, come ti chiami tu? Robè, sei di Bari? Sono di Bari. Oh, Robè, tu devi venire con noi. Oh, abbiamo ingaggiato Roberto, signore. Poco. Roberto? Sì, no, sì, allora noi vogliamo ci fare... possiamo fidare? Mimmo, ci possiamo fidare? Sì, è di Bari, è di Bari. Ma okay. Sei di Bari? No, e se non sbaglio? È vero. Ma i 13 non li vuoi? Vabbè, noi vogliamo fare un clan basato sulla microdelinquenza. Ecco lei. Pensavo già passato. No, ma non è meglio parlare. Sì, mo vieni con me. Com'è che ti chiami? Roberto, vieni. Chi vuole grigliata di me? Vieni, Robè. Salve barrista. Prego. Allora, noi vogliamo creare un clan basato sulla delinquenza. Purtroppo dove si trovano questi oggetti? Ah, bene, a poco ingaggiamo. Caro, basta le cose come quelli. Troverà il cappello adeguato. Io vorrei un cappello da mettere in capo. Bene. Capo cazzo. Posso avere qualcosa da mangiare? Se mai l'aiuta. Sì, quando facciamo 2, 3, 4, 5, 5. Ragazzi, un attimo, non parliamo che non capisco un cazzo. Quando facciamo 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Che vuol dire 2, 2, 3, 3? 2 di cibo, 2 di... Quanto costa? 250 al pezzo. Ma qual è quelle mode? 250 cosa? Cibo e bevande. 250, non 1000. Allora esci dal bancone per piacere. Mi scusi, errore mio, mi scusi. Dai, la torre, 250 dollari. Fastidi. Dai, dammi 3-3, dai. Ok, le faccio una fatta. Attenzione al fuoco che si brucia, attenzione al fuoco che si brucia. Raga, vedi, mo se avevamo una pistola lo rapinavamo, invece no, dobbiamo pagare. E mo dobbiamo andare a fare la pistola. Anche a me mi vuoi rapinare? No, è giù una barzelletta. Ah. Non come si vedo quella? La barzelletta tra di noi, che si dice qua in città. No, qua è un breve. Oh, un signorina, buonasera. Paga un attimo la fattura. Bisogna lei? È andata? Bisogno, però. No, non è andata. Perché non va? Non lo so. Se c'è soldi sulla banca, va. Se non c'è, non va. Quanto hai di cibo? Oh, ciao, aspetta un attimo. Le faccio di nuovo la fattura. Un secondo. Ciao. Cazzo stai? Ciao. Ma purtroppo non ho richiesto la carta. Quindi. Ma purtroppo i contanti me li hanno scammati. Perché... Ciao. Non so dove sia. Non lo so. Ma perché non ho i soldi se avevo preso 5.000? I contanti non ce l'ha. Aspetto e dopo torno. Tanto non è un problema. Comunque il documento ce l'ho. Morto, ma io ce li avevo i soldi, bastardi. Mimmo, vieni qua. Non è che i soldi ce li ha rubati Roberto. Vediamo se ce l'hai. Vieni qua. Maledetto Roberto. Senti. Vieni qua che controlliamo. Allora, premi il muscolo X e fermo. Che controlliamo. Sì, c'era della gente all'osca. Chi? Stai controllando? Roberto. Non mi dà la possibilità di controllare perché a me non per me forza. E non lo so. Strano che non ti dia la possibilità. Non di posso, pagare. Non c'ho ma neanche se premi, Mimmo, ma se premi F2 ti fa vedere se hai i soldi? Sì, di 4.000. E allora ce l'hai, boh. E a chi te mort? Devi pagare i contanti, devi fare invio, accetta la fattura e paghi i contanti. Allora. Ah, capito. Vai. Aspetta. Fatti invia di nuovo la fattura, vieni. Oh, ho trovato un sigaro nelle lo diciamo alla ragazza che... Sara. Cazzo, ma esci. Infatti ero un po' stressato, eh. No. Caro. Sì. Allora, mi sa io che devo pagare mi sa che hai pagato 1.000, perché li puoi pagare, basta certo, che fai certo. Fattura contanti, non banca. Poi ti faccio vedere com'è, come ha fatto. Allora, provaci a camminare. Che hai guardaroba qui? C'è un guardaroba? Devi fare contanti, non banca. A me mi esce solo accetto o rifiuta. Accetta. E poi fai contanti.
Non mi esce Kitemura. Ma io posso? Non ti esce perché non c'è soldi contanti. No, li ho controllati adesso, c'ho 4.000. Aspetta. Una cosa, passa un 1.500. Oh, che cazzo succede? Oh. Mi senti? No, vieni qua. Grazie, bravi, dai, su. Dammi a me 1.500 e mi faccio fare io la fattura. Ciao, fra. Oh, mi scuso. Ah, come no, devo fare? No, cambio, no. Un attimo solo, 2 secondi, sto lavorando. No, cambio. No. Scusi, scusi. Oh, oh, oh. Lascia stare. Bravi. Oh, state lascia stare la torre. State bravi. Bastardo, la merda. No. Oh, non mi toccare la torre. È 3 contro 1, basta. Cioè io fino magari evitiamo dentro al locale. Evitiamo dentro al locale. Oh, è lui che ha iniziato. È lui che ha iniziato. Okay. Già fa ridere la cosa che voi andate in 3 contro una persona sola. È lui. Vabbè. Signorina, signorina. Evitiamo dentro al locale. Guarda, è lui che viene. Errore nostro. Vedi uno contro uno invece. Vabbè, contro a posto così. A posto, dai. Ci si salva. Se dovete picchiarvi o cosa dopo. Sì, ma è andata bene questa. Era il suo giorno fortunato, era. Dai. Dobbiamo andare Mimmo. Hai fatto tutto. No, ma questi vogliono litigare, sti duringolioni. Lasciali stare. Dobbiamo cercare persone che servono a te, Mimmo, giusto? Mi conviene andare via, ragazzi. Amici. Non sapete mai che avete davanti, occhio, fare furbi. E io la cena. Troppo e non qua... sapete neanche mai che avete di dietro, occhio, Occhio, quello, sempre. Oh, signorina. Ma sinceramente uno che mi parla in dialetto suo, posso anche non cagarlo. Beh, Leao, vattin. Rafa, ma tutto ok? Oh, no, ma così no. Allora. Però inizio a parlare in un'altra lingua. Niente. Calabacchina da mamat. Chi tremone? Di spawn. Boh, raga. Sincero, non so. Non lo so, bro. Pure a te. Questo è tutto quanto. Ma chi scende? Oh, accidenti a stufa sta la pizza, scem. Bam, bam. Pieno viso. Cucchina. Ma si sa già che parola. Oh, tu scem. Mimmo maggiore di Pino. Bastard, vieni do. Chino da merda. Bastard. No. Oh, uccidete questo chino da merda. Oh, hanno ucciso Mimmo. Aiuto, hanno ucciso Mimmo, raga. Mimmo. Oh, a pazza su napoletano tu cazzo. Aspetta che ti rianimo. Oh, ma questo deve crepare. No, non ho il kit. Ragazzi, fate no, bravo, mi hanno ucciso, che... Mimmo. Sono morto anch'io. Perfetto. Mimmo. 5 contro 1. 5 contro 1. Hai citato quando era 5 contro 1. Ma i nostri amici fanno schifo, però. Mi hanno fatto uccidere. 5 contro 1. Ma che cazzo state facendo? Rianimatemi, bastardo. Eao, Rafa. Non lascio stare proprio. Non lascio proprio. Oh. Oh, ma che fa questo? Tottoi, metti sulla macchina e prendilo sotto. Ma come è possibile? Sali in macchina e prendilo sotto. Fra, mangeranno a calmare. Fra, ma in due locali, mangeranno a calmare. E dai, non c'è polizio, Mare. Oddio, che sta succedendo qua? Dov'è? Oh, fra, che vuoi da me? Fra, piano. Ma che ti sto facendo oggi? Guarda. Oh, basta, filato, hai rotto il cazzo. Ci sarà 5 l'ora d'era in città. Mimmo, rianimate anche Mimmo, per favore. E 5 l'ora in città d'era. Ma che fa? Ma che fa? Perché sta di vicino? Perché sta di vicino? Mi sono fermo io. Aspetta. Oh, figlio di puttana. Oh, ragazzi, state tranquilli. Ragazzi, lui che ha iniziato. Manette, ma mi perdoni, ma io ero fermo, io sono capitato qua per sbaglio. Ragazzi, rianimati. Polizia. Grigia, vieni un attimo. Certo, io vengo con lei. Andiamo, dai. Sì, vediamo un po' stasera che cazzo succede, dai. Certo, calmati. Sono. Mi rianimatemi, bastardi. Tutti muti? Avete perso le corde? Sì, ok. Avete perso le corde? Ma è da buttare te, 1, 2, 3, 4. Attenzione. Cosa vuol dire avete perso le corde, perdonami? Si può rianimare? Corde vocali. Oh, caparezza, cosa vuol dire le corde?
corde vocali, sai cosa sono? Vi date una calmata, signori. Non è che non posso perdere le corde vocali, non so se conosci il corpo umano. Ma basta, tardi di merda. Mimmo mio. Lo conosci il corpo umano? Come faccio a perdere le corde vocali? Vabbè, dai, basta, su. Mimmo. Siamo qua per fare un'esperienza. Rianimatemi, pezzi di merda. Non ci vengo. No, non siamo venuti a picchiare nessuno. Non siamo venuti a picchiare nessuno. Siete venuti a picchiare. Sei tu che hai venuto a cercare. Siete venuti. Mi hai preso anche in braccio senza mio permesso. Madonna, bro, ti ha rubato qualcosa. Mi hai preso in braccio senza il mio permesso. Sei tu. No, dai, non dirmi così. No, di cazzo. Ragazzi, calmiamoci. Perché non mi rianima? Macchiamo le acque, per favore. Oh, bro, hai capito? L'hai preso in braccio senza suo permesso. Calmatevi. Ragazzi, pacchiamo le acque, per favore, qua. Mannaggia, oh, l'hai preso in braccio. Oh, Vez, l'hai preso in braccio. Lo sto, succede. Stai attento, che l'hai preso in braccio senza suo permesso. Signore, leggo il cappello. Voglio dire la mia. Se mi rianimano, vado a dichiarare qualcosa. Che c'è stato? Mimmo, che non mi c'è cazzo. Non mi fate tornare in vita, Mimmo. Mi fate tornare in vita. Chi è che ha detto questa cosa? Ha sentito poliziotto? Che uno ha detto che è stata una cosa bruttissima. Occhio, occhio. Posso parlare no, al microfono? Non picchiarmi, ti prego. Posso parlare al microfono? Hai da dichiarare qualcosa, sì. No, allora io ero l'amico di Mimmo. Mimmo è stato picchiato e adesso andremo a fare denuncia in polizia, perché questa cosa non è possibile. Sicuramente. Rest in peace, Mimmo. Oh, picchiato Mimmo. Da chi? Free Mimmo. Ma è questo qui, venite a intervistare Mimmo. Tutti a intervistare Mimmo. Mi rianimate, basta. Questo va per terra. Intervistate Mimmo. Chi era Mimmo? Purtroppo Mimmo è morto. Mimmo era il nostro amico. Lo conoscevamo da... ma sta malissimo. Lo conoscevamo da quando era piccolo, Mimmo. Secondo me stai cappando. Cortesemente questi qua sto cappando. Dai, un attimino. Dai, portami in ospedale, dai. Boh, polizia. Vedi quello che hai detto dopo Barella? Barella? Che hai detto dopo Barella? Sì, che hai detto dopo Barella? Con quel ciubbotto, minchia. Io non ho detto Barella. Hai detto Sandro? No. Hai detto Sandro. Ma chi è Sandro? No. Ha detto Sandro, ragazzi, eh? Io non l'ho sentito. Ma non succede niente. Perché? Con chi ce l'hai? Quello lì, minchia, col giubbotto per non affogare lì. Come si chiama? Poliziotto, riesci a smanettare il mio amico. Un attimino. Certo. Ma sta meglio, Mimmo? Le condizioni cliniche sono migliorate? Aspetta, vediamo un attimo che riusciamo a fare. Grazie mille, perché Mimmo è un nostro caro amico. Sì, sarebbe un peccato. Via il telefono. Tutto, Non ho fatto foto. Però si stia riposando perlomeno. Sì, Mimmo. MS qui, Marshall, mi ricevete? Può spiegare cosa è successo? Come? Può spiegare che è successo? Non lo so, non lo sappiamo. E per il momento. C'è un'indagine in corso. Collega, non ti lascio una dichiarazione a giornalista e contatto. Raga, sto leggendo. Se non mi rialzo, che cazzo devo fare? Mi ricevete? C'è Marshall. Bibbo? Forza. Bibbo? Allontanarsi. Allontanati, gallina. Ehi. Bibbo? Per fortuna. Allontanati, gallina di un pollo. Ma che bendi. Ma oh, vedi che non è facile da 50 a 150. Venga qui, venga qui. Signore, venga. Venga. Camicia bianca? Ah, vai, i soldi intanto io li faccio fruttare. Come Mimmo? L'avete chiuso, cazzo. MS qui, Marshall. Ma avete chiuso Mimmo? Mimmo! Hanno chiuso Mimmo! Hanno chiuso Mimmo! Una formica! Cazzo, non devo capire. Guarda lui, una formica! Hanno ucciso Mimmo, Pericus! Oh, di alla polizia che il napoletano mi ha rubato tutto! Ma si chiama Mimmo! Ma è cascato dall'alto! No. Sì, ma mi ha rubato tutto! Basta, dai! Basta! Ok, allora fai il giro e vai dall'alto passeggero e se la ciò. E altrimenti metto in stato d'arresto per entrare. Bastardo da merda. No, ma vada via con questo macchinone che non è neanche capace di portare. Poliziotto. Signore. Scusi, posso dirle una cosa? Sì, dica. Ci possiamo spostare un po', per favore? Sì, che qua se non sento.
È vietato usare il metal detector, eh? Vietato. Ma che cosa che 10 allora, persone, nessuno che mi sa rianimare. Chi bastardo da me. Ma che arrivano i medici, che ne stanno nulla, ma sono coinvolti nell'emergenza. Ok. Vabbè, appena si liberano, mo arrivano. Oh, ma che diavolo, quello con la... Quello, mamma mia, sì, con la, con la cantiera. Lo sto puntando, lo vede? C'è Nightcrest. Quello lì con la cantiera, gli ha rubato tutto l'inventario. Quanto? Noi le spiego, noi conosciamo bene gli staff perché siamo a presente la piattaforma con gli occhietti viola, capito? Non so cosa posso dire queste cose, però, capito? Meglio che non lo dice. Ma che cosa sta dicendo? Spiega, spiega. Ah, ma io non sto facendo niente, attenzione. Non sono io. No, ma perché c'è una telecamera? No, come fai? Sì, è la scusa. Io non voglio essere no, la prima persona e sì. Ha sbagliato. Signore, come sei stato? Perché? Eccolo, eccolo, il ladro. Fatto anche un perché? Mi scusi? Ma di cosa? Mi parli, mi scusi? Parla bene. Ma si può dire quella cosa? Mi è stato detto agli staffer, non è che lo deve dire lei. Parla bene. Ma non è medica, 360. Va bene. Scusate i termini che sto usando. Sì, sì. La che ha scatenato la rissa, quella là rimane qua. Sua lista 360. Ma può tornare in vita Mimmo? Silenzio. Può tornare in vita? Quella là rimane là. Silenzio. Ci ragiono dietro. No, boh, ma che devo fare? Devo rimanere così? Nessun bastardo mi sa rianimare. Signore. Sì, sono io. Ma guarda, ciao, ci hanno arrestato. La versione di quella là. Signori, dov'è Mimmo? È qua Mimmo. Siamo tutti dentro, siamo tutti arrestati, ciao. Oddio, che è successo? Ci hanno arrestato, perché questo stronzo qua... Poverino. Ciao, 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 ciao. Agenti, avrete esporre una denuncia. Ciao, ciao. Sì, vai in centrale, puoi esporre quante denunce vuoi. Agenti, avrei da esporre... Prendete e ascoltate una denuncia. Ascoltate il soggetto, colleghi. Ciao Axel. Alex, scusa. Tutto bene? Mi dispiace. Vabbè, no, non c'è. Anzi, spostiamo da qua. Oh, ma voi dovete tornare a far tornare in vita Mimmo, ma avete capito o no? Poliziotto. Signore, non siamo abilitati, stiamo aspettando l'MS. Quanto che venga. Ci vuole l'MS? Ma il mio amico sta morendo. Stiamo aspettando che l'MS venga. Ma quanto ci vuole? Mi scusi. Troia, che incapaci. La persona a terra. Quell'altro rincoglionito di Tottoi sì, che si è fatto arrestare. No, perché Mimmo ha due figli, lui non sa la storia, è un casino. Dai, allontanarsi, dai, dai, dai. Ma lei sa da dove arriva Mimmo? Allontanarsi. Una banda okay, di sta tornando in vita Mimmo? Si deve allontanare. Sono qua, ma sono lontano dalle cose, ma mi perdoni? Ok. Non c'è intralcio, che siamo a posto. Mesce. Che intralcio? Mimmo! Allontanati. Marshall. Signore? Marshall, mi sente? Sì. Salve. Il signore con la tavola bianca era ammanettato per... Oh ragazzi, sono tornato. Anche sono lui tornato. Con la canotta bianca. Sì, sì. Mimmo. Oh ragazzi, il signore con la canotta mi ha rubato tutto mentre ero a terra. Mimmo, chiama Logan per favore. Sì, non ho il numero, signore, non ho il numero. Quel ragazzo con la canotta che avete arrestato mi ha rubato tutto. A prove. Che prove devo avere? Mica mica gli ho fatto il video mentre mi rubava. Ce l'abbiamo. Ah, ok. Che cosa gli ha rubato? Che cosa l'ha rubato? Allora, mi ha rubato. Che ci ha rubato? Boh. Che cosa c'aveva? Soldi, roba da mangiare, roba da sera. Ah, capito, sono stato io, capito. Silenzio all'interno. Silenzio. Signore? Sì. Cosa aveva detto? Aspetta, un attimo, sto controllando il mio inventario. Task. Sai che mi sa che ci ha provato ma non mi ha rubato nulla? Signore, e deve essere sicuro lei, signore. Allora, rifaccio la domanda che magari... Sì. Perdona, collega, ne deve essere sicuro, altrimenti lei si becca una querela. No, è che mi ha perquisito, quindi ho pensato che adesso sto vedendo. Sì, ho capito, signore, allora la cosa è molto semplice. Lei si ricorda cosa aveva prima di andare a terra e cosa ora? Ragazzi, faccia un confronto e vedo un po'. Allora, lo sto facendo, ma mi sembra che non mi hanno rubato niente. Ci hanno provato, ma non mi hanno rubato niente. Ok. Ne è sicuro? Sicuro, perdonatemi. Però, con sé il suo telefono, documenti, no, ce l'ho, però la cosa adesso, vabbè, non mi ha rubato niente, però questo tizio qua
ha scatenato una rissa con i miei amici. Sì, da già lo sappiamo. Ah, a poi, perché avete arrestato anche i miei amici? Quali sono i suoi amici? I due pelati? Max. Oh, continua a dire pelato. Allora, ma basta. I due signori pelati sono in stato d'arresto per aggressione a pubblico ufficiale. Hanno fatto... Che cazzo lo sapeva che era il pubblico ufficiale? No, no, signori, sì, non è un vostro dovere saperlo. Non ho capito neanche da dove arrivavo. Mi aggredisce. Vabbè, allora vi hanno aggredito a voi. Primo, chiamo l'avvocato. Ancora, lei che non me ne ha aggredito. Sia lontani, lei con i capelli viola. Ma cosa vuole da me? Ma basta. Non c'entra niente, forza. La torre, un attimo che risolviamo. Scusi, agente, mi perdoni. Agente, mi perdoni. I miei amici l'hanno picchiata? No, non a me, agli operatori dei Marshall. Ah, vabbè, allora arrestateli e buttate la chiave, vaffanculo. Ciao. Ottimo. Allora, la torre, siamo rimasti noi, dobbiamo trovare altra gente. Sì, ma Mimmo, si sposti un attimo, venga fin qua. Andiamo. Ma io la polizia la picchio, eh. No, aspetta, no, se no ci arrestano. Per sicurezza mi di no per ora. Chi è lei? Ciao, potente ragazzi. Scusate, avete detto che volete picchiarmi cos'è? Chi? No, stavo scherzando. È la barzelletta coglione, della storia, star, non ce la ricordi? Ma dai, per favore. Angelo, scegli Angelo. Non capisco le barzellette queste. No, la torre. Cammina, andiamo a destra. Ma sta macchina? Non penso sia consigliato prendere davanti alla polizia. Vieni, oh, no. Sali. Vabbè. Niente, parte l'inseguimento. Portami in ospedale, Dio fa che c'ho. Sì, dobbiamo andare in ospedale. Che abbiamo arrestato chi era lui? I pelati. Ah, ok, quindi tutto a posto adesso? Si schedati. Tutto a posto, un cazzo, ciao. Che ti hanno fatto? Siamo schedati, che ci hanno fatto? Schedati per aggressione. Okay, non c'è problema. Adesso andiamo in ospedale, ufficiale. Ragazzi, dai, su. Sono rotto il cazzo io anche. Dai, su, andiamo in ospedale, dai. La macchina? Come sei venuti? A piedi? È questa qua quella che abbiamo, ma è piccola. Deve entrare tutto in slash. Salga in slash, lei. Vai. Uno qua. Uno qui. Vai, cazzo. Che minchia stiamo facendo? Balletto, mi sa. Stiamo andando al concessionario? Sì. Sì, vaffanculo. Perfetto. Mimmo, ma lì c'è un cane, lo adottiamo? Sì. Vieni qua. È uno spirito libero. Sembra un husky visto da qua, come era. Sì, sì. No, è un husky. Infatti, lo è. Grande signorina, grandissima. Hai visto, lo sapevo io. Grazie. Fatto il miracolo. Forse devo lasciare la concessionaria e andare in ospedale. No, sono apposta. Però se vuole può fare di non voler traumare, cioè se... No. Oh ragazzi, vabbè, ma prendiamoci qualche numero che ci può servire qua. Aspetta un secondo. Bea. Io il numero della signorina lo prenderei. Bea. Hai il numero di Dean? La macchina, quindi? Sì. Sì. Oh, ciao, veramente grazie di tutto. Chiamati a voi, belli. Prendersi il cibo. Se vuoi prendere il mio numero così ti vendo il cane. Che è successo qua? Oh? Premo più forte, signorina. Sto premendo più forte. È svenuto dopo che ha visto troppo la signorina. No. Raga, glielo faccio il Rai da ciao, però ditemi come si chiama. Io. Come si chiama chi? Il cane? No, scusami, non era per te. Dove si chiama? Oh, sono vivo? Grazie. Sì, tutto intero. Perita la testa, però. C'ho le mani magiche. Grazie mille. Ma ne ero sicuro che va le mani magiche. Ma di che è sto cane? Sei una torre, cosa farei?
Marco, anche lei va a dormire? Sì, no, anch'io. Giornata stancante oggi. In città. Torre, okay, okay, ci vediamo saluto, quando allora mi sveglio. La saluto. Io sto cane. Lo posso accoltellare? Sto cane. Buonanotte.